Cari amici Telebari, bentornati a Tempi Supplementari, sempre in compagnia gradita del presidente del Bari, Gianluca Paparesta, che in questa prima ci ha omaggiato della sua presenza. Il videotema nella prima parte non l'abbiamo mandato, Gianluca, perché abbiamo mandato la sigla, che è un po' il nostro videotema di quest'anno. Adesso però dobbiamo partire, dobbiamo varare la nuova puntata, giusto? Certo. Videotema! Ecco, contessa, a lei. Parte da 32 metri la Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Capovaro, posso andare? Vadi, contessa, vadi! La contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare. Abbiamo inaugurato con un po' di champagne questa puntata, questo nuovo inizio e insomma non c'è inizio in una mia trasmissione, caro Gianluca, senza un caro amico. Inauguriamo anche la rubrica Che fine hanno fatto? Non abbiamo il gingolino, ma lo prepareremo. Uno dei più grandi terzini della storia del Milan, spesso e volentieri ospite ai microfoni di Milan Channel. Abbiamo anche un video carino per lui. Diamo il benvenuto a Tato Sabadini. Benvenuto, Tato! Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, Ciao. Tato, in questo frangente non possiamo anche fare come te, correre sulla fascia. Tu negli ultimi anni, ho scoperto, ti stai occupando di scouting, ovvero sei un talent scout, insieme ad una serie di altri professionisti del settore, con i quali sicuramente Gianluca, da quando è presidente, avrà avuto a che fare, ti occupi di cercare giocatori di talento. Ma vogliamo un po' raccontare la tua di storia, che è una storia particolare, vicinissimo alla Juve. Poi ti porta via il diavolo. Sì, praticamente io a 15 anni ho fatto un provino per l'Inter e mi ha acquistato l'Inter, effettivamente. Sono andato a Rovoredo, ero in pensione, avevo preso il posto di Bedin, che era passato in prima squadra con Herrera, ed ero in camera con Vannello, mi ricordo. Poi è successo un fatto che il talent scout, quello che mi aveva portato, lavorava per l'Inter. E bisticciò con la società perché si vede che per via dei soldi, insomma, queste cose. E venne a prendermi dopo 15 giorni e mi disse: "No, guarda, tu qui non ci stai perché ci sono dei problemi, ti hanno trovato delle cose alle visite mediche, figurati, io T'avevano visite trovato una mediche". caramella, t'avevano trovato. Ma in poche parole mi ha portato via, io ero deluso. Poi durante l'estate invece mi ha portato alla Sampdoria. Senza provare, senza niente praticamente. Dopo 7 mesi, 8 mesi ho esordito in Serie A. E poi da lì, caro Tato, la grande cavalcata. Gianluca, tu sei stato anche grande arbitro. Il sogno di ogni grande arbitro è sicuramente dirigere delle partite storiche. Noi abbiamo un video che prego di mandare, che riguarda il nostro ospite telefonico, che è Tato. Tato, mi raccomando, questo è Amarcord, non piangere, Tato. No, no. Mandiamo questo contributo, ringrazio la regia oggi composta da Alessandro e da Sono Michele. stati meno duri del previsto. Meno duri del previsto. Meno duri del previsto. Pensavo che andassero più dentro, che fossero un po' più pericolosi di testa. Invece ho visto, insomma, che li abbiamo sempre Ma anticipati forse è stato bene. anche merito vostro che li avete Cioè, è controllati stato molto anche bene. merito nostro, penso di sì, perché ci siamo preparati molto bene. Abbiamo pensato e abbiamo voluto proprio, insomma, Vince. vincere questa Sabadini, partita. una confessione. Quando siete entrati in campo, eravate timorosi di questa Inghilterra imbattibile Beh sì, per noi. eravamo un po' timorosi, comunque noi abbiamo detto di rimanere un po' chiusi e di prenderli in contropiede. Vi è Ci è andata bene, riuscito ci è riuscito e e poi alla fine li avete inchiodati abbiamo voi. preso in mano la partita e è andata Lei è soddisfatto, immagino, inutile Ma sono chiederglielo. soddisfatto al Tutti 100%, quanti. guardi. Ancora complimenti Sabatini da parte di mia e da parte, credo, degli sportivi italiani che hanno visto la partita. Grazie, ringrazio. Avremmo dovuto intervistare anche un inglese, Bobby Moore, che ce l'aveva promesso a principio della partita. A Tato Sabatini scappò, Bobby Moore è scappato, ma non lo ammetterà mai. Ma lo ha detto, è un salto indietro nel tempo. Gianluca, la bellezza di vedere il collega Beppe Barletti, che il 14 giugno del 73 è contento come un tifoso, ci insegna come ci siano sì i famosi leoni in campo, ma quanto sia bello anche vedere quel militare là dietro soddisfatto, un'Italia in festa. Ecco, Tato è stato protagonista di un piccolo grande record, una lezione a casa dei maestri del calcio, Gianluca. Certo, sicuramente saluto Sabadini e gli faccio i complimenti
anche per questi successi e soprattutto. Altrettanto. E quindi mi faceva piacere vedere queste immagini, vedere il calcio che è la nostra passione, il calcio che comunque contraddistingue anche momenti particolari della vita di ognuno di noi, e vedere queste immagini, seppur in bianco e nero, ma che mostravano un giocatore a fine partita sudato, forse sfinito, ma super contento per aver realizzato un'impresa importante in un contesto dove tutti erano fieri di questa maglia della nazionale che aveva portato una vittoria così importante. E poi ci sono diverse caratteristiche, Tato, della tua carriera, dico anche quello un po' più frivole. Uno dei primi possessori della famosa Dino, macchina Fiat con motore Ferrari, sei stato tu. La moda dei capelli lunghi e dei basettoni l'hai portata tu. E poi vogliamo anche dire, mi racconti anzi il titolo della Gazza Rosa il giorno del tuo passaggio al Milan. Cosa titolò? Ma guarda... Io quel giorno me lo ricordo proprio benissimo, perché ero in vacanza a Viareggio, perché andavo sempre a Viareggio, eravamo sempre io, Lippi. Uno dei precursori del Twiga sei stato, vabbè. Sì, eravamo sempre assieme con Marcello. Mi telefonò la società, mi disse il presidente: senti, ti ho venduto al Milan, perché era già da un po', non sapevo se andavo al Milan o alla Juve, al Milan o alla Juve, insomma c'era lì questo ballottaggio, dato che il presidente mi aveva detto: ma tu dove preferisci? Io ho detto: io sono sempre stato milanista e quindi vorrei giocare vicino a Rivera, no? E quindi mi telefonò e mi disse: Sabadini, ti ho venduto al Milan, devi andare a fare le visite mediche, figurati. Nel giro di un'ora avevo già fatto valigie, tutto, ero già lungo la strada. Tato, ricordami come titolò il giornale. Tato Sabadini, l'uomo, pagato? Pagato è 300 metri di sopraelevata di Genova, 1000 utilitarie. Titoli veramente di un altro mondo e di un'altra epoca. Tato, io ma ti... il colmo dimmi, è che c'era un militare che stava facendo autostop, no? Sì. Lungo la strada. Sì. E io mi sono fermato, gli ho dato un passaggio e come salito gli ho detto: mi hanno venduto al Milan, gli ho detto. Lo avrebbe twittato subito, ci fossimo trovati in questo calcio. Piccola parentesi, Tato, io ti ringrazio, ti faccio un grosso in bocca al lupo anche per le vicende extra calcio. Noi, sai, ci sentiamo sempre. Ti do una notizia. E volevo salutare tutti e no, dire aspetta, anche... Tato, sì. Tu sei stato uno dei primi scopritori di Sebastian Giovinco, che è la mamma di Catanzaro, diciamole certe cose. Vabbè, sai, a me piace vedere anche i ragazzini, ho avuto 3 anni in scuole calcio, adesso sto collaborando con un mio amico in Croazia e abbiamo diversi giocatori anche dell'Hajduk Spalato e a varie società, quindi magari se potrei iniziare anche una collaborazione con il Bari. A posto stiamo. Sarebbe sicuramente interessante. Allora chiediamo ad Alvise poi di fare, sì, da tramite per poter scoprire qualche giovane talento. Sarò come Bisignani, va bene? Ma guarda, io adesso avevo proposto un portiere che sta giocando in Coppa UEFA e per esempio il Catanzaro ha fatto le orecchie da mercante e sta giocando in Coppa UEFA, un portiere eccezionale. Non mi anticipare la scaletta, Tato, ci vediamo dopo la pubblicità. Torniamo subito, Tato, resta là.